Salve a tutti i follower della mia pagina Amazon Tonio e del mio canale YouTube Antomega Giochi. Oggi effettuerò un unboxing di un deumidificatore della De'Longhi, in particolare è il De'Longhi di... Cosa non so se vedete. Il De'Longhi DDS20, acquistato su Amazon 2 giorni fa. Al prezzo di, un attimo che vi dico, di 278,89 euro. È arrivato in 2 giorni con spedizione Prime. Pratica l'ho comprato perché ho problemi di umidità all'interno della casa dove vivo, quindi mi serviva assolutamente. Leggendo le recensioni, pare sia quello migliore per l'uso che ne devo fare io. Un deumidificatore di capacità 20 litri, cioè quindi che riesce ad estrarre 20 litri di acqua al giorno in pratica dall'ambiente. Vi sono tante particolarità di questo deumidificatore che comunque, come sempre, vi rimando alla pagina propria del marketplace. Scatola esterna Amazon, quindi c'era però l'opzione per poterla farla mettere, quindi sarebbe arrivata all'interno di un involucro Amazon. C'è indicato il fronte. Abbastanza pesante, quindi per prenderlo da giù dal corriere ho dovuto fare le scale con questo, ma comunque. Allora, quanto so ci sono le maniglie, ecco, le maniglie sono qui ci sono le due maniglie. Comunque dentro vi è poi, no, più piccola, quindi mi conviene toglierla dalla scatola sperando che non mi caschi niente. Molto molto pesante. Allora, possiamo vedere che c'è questo qui di lato che non so cos'è. Taglierino, il cutter. Vediamo che cos'è. Sono le rotelle da montare, eccole qui, sono 4 rotelle e in più non so cosa sia questo. Ah, forse il connettore per il tubo esterno, che praticamente si può avere lo scarico continuo. Sì, dovrebbe essere questo. È un connettore per tubo esterno per effettuare scarico continuo dell'acqua che è stata estratta. Ecco che cosa. Non mi pare vi siano danni, sono sicuro. Non voglio rovinare niente. C'è un sacco di scotch. Devo dire che molto lunga, diciamo, il cavo è abbastanza lungo, quindi... Allora, qua la pulsantiera che è stata ovviamente preservata. Poi
esserci. Ah sì, questo è il contenitore dell'acqua. Quindi faccio entrare il mio gatto e se non mi rompe i coglioni. Eccolo qua. E qua, come vi dicevo, qui sotto, lì dove c'è lo scotch, ci sta la il contenitore dell'acqua, che dovrebbero essere 5 litri. Ora vado ad aprire. Uno, tanto lei si diverte qui con l'imballaggio. Questo è il bello di avere il gatto in casa. Non ho idea di come si tolga. E questo è il contenitore dell'acqua. Questa è una. Penso che sia per la spia, per indicare quando è pieno, quindi si blocca automaticamente quando è pieno. Allora, l'accumulatore d'acqua. Neanche un graffo, quindi niente, dietro non vi ho fatto vedere, non c'è nient'altro, c'è un po' tutte le specifiche qui dietro, quindi questo è qua. Adesso vedrò di montare le rotelle e di fare una prova, a tra poco. Ho montato le rotelle, che è stato molto facile, è bastato togliere dei gommini che si trovano nella parte inferiore, basta rimuovere, ne sono 4, si rimuovono e si incastrano le rotelle. Poi il resto, dentro la scatola vi era questo, e saranno sicuramente le istruzioni per come utilizzarlo, che è sigillato, la busta è sigillata. Dentro vi è questo adesivo, sarà precauzioni, cose, non lo so, brevetti. Poi garanzia e assistenza. E le istruzioni, queste in russo, libretto a parte, e poi le istruzioni in inglese, tedesco, eccetera eccetera, greco e italiano ovviamente. Eccole qui. Niente, adesso andrò ad effettuare il primo attacco alla presa di corrente. Vediamo un po' cosa ci dice. Partito già, non so che sta facendo, però andiamo a vedere un attimo il libretto di istruzioni. Ah, dentro le istruzioni c'è anche questo adesivo. Utilizzo scarico dell'acqua di condensa, vabbè, questo che sappiamo, e c'è quello dello scarico continuo che non interessa. Pannello di controllo, pulsante on standby, pulsante deumidificazione, pulsante laundry, pulsante attiva ventilazione. Pulsante igrometro, scusate, 15, temperatura, 72% d'umidità, quindi questo vi fa capire quanto cavolo è. Dai, c'ho il 72% di umidità in casa, cioè tantissimo.
esce l'aria da qui, quindi ora vediamo un attimo. Pulsante di umidificazione 40 auto 40, si può scegliere. Proviamo 40. Sezione delle modalità. Ok, comunque è tutto scritto abbondantemente e decentemente all'interno delle istruzioni. Poi nella recensione vi farò una breve descrizione di quello che ho fatto per farlo funzionare al meglio, ma comunque il prodotto funziona, pare ben costruito ed è immediato nell'utilizzo. Al prossimo unboxing, ciao!